Siamo con Tosca d'Aquino e le volevo chiedere, lei non è la prima volta che partecipa a questo evento, che cosa ogni anno la colpisce in particolar modo di questa manifestazione? Io sono veramente tanti anni che seguo questa manifestazione perché sono una carissima amica di Sergio Valente, per cui partecipo assiduamente sia ai 100 alberi d'autore che chiaramente l'arte nell'uovo di Pasqua. Questo è un uovo meraviglioso che mi hanno regalato e lo conservo caramente. Ma io trovo geniale proprio l'idea di riuscire a coniugare una forma d'arte così particolare, così bella, veramente ci sono dei capolavori, unita ad una serata molto glamour e poi di beneficenza. Ogni anno c'è sempre una ragione assolutamente giusta per la quale dobbiamo essere presenti e quindi anche quest'anno siamo qui con grande gioia. C'è qualche opera in particolare che l'ha colpita? Guarda, farei torto sicuramente a dire dell'uno o dell'altra, a tutte, ma adesso addirittura vedo la mia cara amica anche Janet De Nardis, che anche si è cimentata a fare, che io rimango incantata perché non riesco veramente a capire come si possa fare a fare delle cose così belle, meravigliose. Complimenti a tutti gli artisti, sono bravissimi. E siamo quasi arrivata alla Pasqua, come festeggerà questa Pasqua? Cosa preparerà di buono, da buona napoletana, da buona campana? Guarda, io sono proprio la vera napoletana legata alle tradizioni, per cui una Pasqua assolutamente in casa, e c'è sempre quella trentina di persone che vengono a casa mia e quindi chiaramente tutte cose napoletane legate anche alla pastiera, a Casatiello facciamo il torta, no, sai, c'è una grossa tradizione napoletana legata ai piatti di Pasqua. E qualche parola per descrivere questo evento? No, questo evento è stupendo, ogni anno devo dire migliora sempre, poi anche l'idea che hanno avuto di venire qui all'Accademia d'Arte di Moda e Costume trovo assolutamente giusto essere qui. La ringraziamo, è stata gentilissima, grazie davvero.